Ed eccoci qua al terzo giorno, partiti da Samugheo direzione Stintino. Faremo un pochino di entroterra e poi andremo a Bosa e percorreremo la Bosa Alghero. Adesso ci stiamo ricompattando. Stamattina ci siamo svegliati con un tempo leggermente minaccioso e questo è il meteo che vedete. Ci siamo beccati la parata. Oh, ste, questi sparano. Minchia, paura. Possiamo andare? Mi fa fare questa strada qua. E qui siamo un po' all'avventura, eh? Il navigatore ci fa fare queste strade poco probabili, cioè alla fine l'algoritmo è miglior tempo o strade panoramiche, però caspita, potrebbero anche escludere strade minor tempo escludendo strade poco consone. Lago Omodeo, se non ho letto male dal navigatore. Grandicello, eh? Qua le strade su questa SP84 fa ricordare di essere di nuovo in Italia, con soliti problemi sulle strade, però immagino che sia una minoranza delle strade messe così male rispetto al totale. Però buche ne avrò viste un paio veramente. Questa SP84, ragazzi, raccoglie tutte le buche, la totalità di tutte le buche che ci sono in Sardegna. Quelle che non ho visto in tutte le altre strade sono qui. Secondo me questa è la strada assolutamente da evitare. Mucche! Ehi, Jessina! Era un po' che non vedevamo le mucche. Bella, fammi vedere le pecore. No, non sono capre queste, oh! Sono capre! Beh, no, capro pecore, no, sono pecore, sono io una capra. Bellissimo questo campo. Ragazzi, purtroppo, diciamo, nella sfiga siamo stati fortunati. Stefano, su questa strada che vi farò vedere, ha preso un bel sasso e ha storpiato il cerchio. Fortunatamente è riuscito a rimanere in piedi e ora stiamo cercando di arrivare al carro attrezzi. Qui aspettiamo e niente, aspetteremo il carro attrezzi e vediamo cosa dobbiamo fare. Fortunatamente il minore di mali è un certo storico. È arrivato il carro attrezzi, adesso la portiamo da un gommista che ci ha dato qualche speranza. Thank you.
vuole la 5. Metti la prima. Posso salire? Davide, cosa dici? Diciamo che quando si viaggia i problemi sono all'ordine del giorno, quindi poteva andare peggio, quindi direi che va bene così. Va bene così. Continuiamo a macinare chilometri, speriamo che risolva il problema nel giro di un'oretta. Speriamo. E il cappone torna con De Rude. Dai, siamo ottimisti, Caratrezza è arrivato a mezz'oretta. Adesso abbiamo già trovato un gommista che ha visto le foto e ci ha un attimino rassicurato e vediamo un attimino se riusciamo ad attrezzarlo per tornare poi a casa. E nulla ragazzi, adesso stiamo tornando giù a Botolana dove abbiamo trovato fortunatamente un gommista che dopo aver visto la foto che gli ha portato Carlo, secondo lui si può fare il tentativo di rimetterlo un attimino dritto. Probabilmente rimarrà ancora un pochino vade, però insomma ci permetterà di poter tornare a casa. Si sta fermando? Perché mi ha messo dentro una camera d'aria, paura che scoppi. Cosa ti sì, è una 4 un po' poco, sì. Poi dagli un tercera, gli do un tuck, la porto magari a 1,8. Una camera d'aria quanto si gonfia solitamente? Non ha importanza perché la pressione viene tenuta dal copertone, non la camera d'aria. La camera d'aria tiene l'aria. La paura sua è che gonfiandola troppo faccia la bolla fuori perché il cerchio non l'ha riparato. Dai, io metto 1,8, buona. Ma almeno. E perché non lo lasci così? Perché mi scappa. Usa il freno posteriore quando freni, cerca di usare il freno posteriore e il freno motore, così non carichi davanti. Hai la luce? No, non la vedo. Vabbè, era 9, adesso è 2,2. Sono 0,3. Dai, tentiamola così, sennò veramente... Io pensavo che l'avesse un attimino raddrizzato. Ha detto che non l'ha fatto perché è crepato qua. Ah. Ha detto che si spaccava. Mi raccomando Antonio, non salvi troppo dietro perché se dovessi cadere ti salvi sotto. Diciamo che non cadi. Wow. Ed eccoci qui sul Bosalghero, abbiamo deciso di staccarci da Stefano che viaggerà in compagnia di Carlo e Alex, scortato da Carlo e Alex, così almeno se riusciamo ad essere più veloci ad arrivare, ma non credo, guardate qua che bello. Purtroppo le condizioni dell'asfalto non sono quelle della SS125, speriamo di non trovare altri sassi.
alto è brutto perché ti dà la sensazione proprio di scivolare, eh? Come scarliga su questo asfalto, ragazzi, scivola, sento proprio in trazione che la ruota è come se uscisse fuori dai binari. Brutta sensazione questo, chissà Stefano, mamma mia, guarda, proprio bello. SP 49.